9 marzo 1842, prima esecuzione del Nabucco di Giuseppe Verdi, primo grande successo della sua lunga carriera. Da allora, confida il compositore, la mia vita non fu più la stessa. Inizia un periodo di lavoro così intenso da essere chiamato i miei anni di galera. Nabucodonosor, melodramma in quattro atti, nasce come libretto di Temistocle Solera, che trae il soggetto dall'Antico Testamento. Si narra la deportazione a Babilonia del popolo ebraico dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel VI secolo a.C. Verdi ha appena attraversato un triennio funestato da tragedie familiari. La morte dei due figli ancor piccini e poi della moglie Margherita Barezzi, appena 26enne. Per caso, in una sera in cui si sente particolarmente triste, il suo sguardo cade sulle pagine dell'inno «Va pensiero sull'ali dorate». L'effetto è talmente forte da non lasciarlo dormire finché non inizia a comporre la musica per quei versi immortali. La prima, alla Scala di Milano, diretta dal maestro Eugenio Cavallini, è un trionfo, 64 repliche solo nel primo anno di esecuzione. Il grande affresco sul destino del popolo ebraico sconfitto e sottomesso dal re di Babilonia, con il suo vertice nel coro intenso e struggente del Va pensiero, diviene canto doloroso contro l'occupazione degli austriaci, diffondendosi rapidamente in Lombardia e nel resto d'Italia, sino a diventare quasi un inno nazionale. Proprio in quell'anno Verdi ritroverà l'amore. È Giuseppina Strepponi, soprano, voce d'usignolo, che per mezzo secolo affianca il grande compositore nonostante i ripetuti tradimenti sulla scena e fuori. Del resto, recita quell'aria, e sarà vendetta il mio perdono.